Il conto alla rovescia è cominciato. Manca poco più di un mese all'arrivo in regione della carovana rosa e la Basilicata vuole farsi trovare pronta. Dopo la grande festa dell'anno scorso, in occasione del traguardo di Potenza, nell'edizione 2023 gli appuntamenti diventano due. La conclusione della terza tappa, che l'8 maggio da Vasto porterà i corridori a Melfi, e il giorno successivo la partenza da Venosa della quarta frazione, che arriverà al Lago Laceno. Raddoppiano le giornate, le emozioni, ma anche gli sforzi. Ecco perché nella prefettura del capoluogo c'era l'esigenza di fare il punto con tutte le istituzioni interessate. Dagli amministratori dei 15 comuni, del Vulture ma non solo, il cui territorio sarà toccato dal percorso, alle forze dell'ordine, dalla protezione civile ai vigili del fuoco, dagli organizzatori di RCS Group ai rappresentanti di regione, provincia e ANAS, per verificare lo stato dell'arte degli interventi programmati sulle strade. Dobbiamo verificare con i gestori delle strade qual è lo stato di avanzamento degli interventi su quei punti dove ci sono ancora piccole defaillance. Occorrerà ovviamente intervenire e fare delle operazioni di riqualificazione. Importante anche cominciare a predisporre le misure necessarie a garantire la sicurezza di corridori e pubblico. L'esperienza dell'anno scorso, con l'ottima riuscita della tappa lucana, può aiutare. Stiamo approfittando proprio del modello che abbiamo messo a punto lo scorso anno per adattarlo al caso specifico. Ora gli sforzi raddoppiano, come si spera possa raddoppiare anche la visibilità e l'attenzione dei milioni di telespettatori e delle migliaia di appassionati sulle strade che seguiranno il Giro d'Italia in Basilicata.